Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Quello di che oggi andate a vedere è qualcosa di un po' particolare. Infatti ho deciso di organizzare con alcuni miei amici una cena medievale. Quindi prendendo delle ricette antiche, delle ricette appunto del Medioevo e appunto aggiornandole e renderle un pochino più compatibili con la nostra cucina. Il testo di riferimento è questo qua, appunto, che a tavola nel Medioevo di Le Donne Sabbane e Serventi, edito dalla Terza, trovate tranquillamente, penso quasi in libreria, comunque ordinabilissimo, sono 12 euro e all'interno trovate appunto, per dire, varie ricette, trovate sia la versione originale, sia in lingua originale sia tradotta, un breve commento ai gusti dell'epoca e poi troverete invece la preparazione normale, la preparazione di oggi, adattata ad oggi. Ovviamente troverete anche una premessa e tutta una parte introduttiva che parla appunto di come fosse la cucina del Medioevo e nel Rinascimento, in quanto era molto diversa da quella che noi oggi conosciamo. E quindi appunto adesso vi faccio una piccola introduzione, poi molte cose le vedremo invece proprio nell'opera, perché poi appunto vedrete insomma come verrà anche questa cena, tutto un mistero, ecco, anche per me. C'è da dire che sul tavolo, adesso ad esempio qua, potete notare molte spezie, non è un caso, in quanto la cucina medievale è molto speziata e ha quindi dei gusti un po' particolari, cui noi oggi non siamo molto abituati. Poi dobbiamo dire che nel nostro adattare la ricetta, le varie ricette medievali le abbiamo rese appunto moderne anche nel servirle, in quanto nel Medioevo non esisteva il concetto di primo, secondo, antipasto, contorno, era tutto un mischione, diciamo, un mischione di gusti diversi, di sapori diversi, mischione non in senso negativo per forza, ecco. Quindi ad esempio noi appunto appunto facciamo varie portate di una cena, diciamo, immaginaria, ma che non è mai esistita, ovviamente, però appunto la realtà era molto diversa rispetto a quella che vedrete, ma anche soltanto appunto le differenze si possono vedere anche soltanto nella scelta degli ingredienti, in quanto comunque gli ingredienti che noi oggi abbiamo a disposizione sono per ovvi motivi diversi da quelli che avevano in disposizione medievali, anche soltanto gli stessi utensili da cucina, gli stessi padelli, pentole e così via sono molto diverse, ma anche la qualità. Non per forza è meglio, in quanto in genere, soprattutto per i poveri, la carne era sempre molto dura e quindi veniva ad esempio cotta in tanti modi diversi, in tante maniere diverse, lo stesso piatto, quindi ad esempio poteva essere pezzo di carne, poteva essere prima messo in umido, poi bollito, poi fritto, insomma, quindi tante preparazioni. Però, insomma, quello che noi cerchiamo di rifare stasera comunque di creare un po' anche il gusto del tempo, quindi appunto cibi molto speziati, poi c'è un largo uso di arance e limoni perché è un cibo anche molto acido e quindi appunto vedrete un po' di differenze e mano a mano che appunto prepareremo i vari piatti io e i miei amici vedrete un po' come vengono e vedrete un po', insomma, vi spiegherò un po' quali sono le differenze. Allora, per i piatti di questa serata l'ordine, le varie ricette le metterò in descrizione, quindi poi trovate tutto in descrizione, ingredienti e ricette che noi abbiamo utilizzato. Allora, sostanzialmente la cena si comporrà innanzitutto di alcuni funghi saltati con delle spezie, saltati in spezie, quelle delle spezie, una cosa molto semplice. Poi ci saranno una sorta di prosciutto salume, una sorta di fettine di prosciutto che saranno cosiddetta carbonata e saranno zuccherate, saranno una sorta di caramella, subiranno una sorta di caramellatura, una cosa un po' particolare. In seguito vedrete, ad esempio, vedrete delle soglioline all'arancia, un piatto molto 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 semplice che potete veramente fare, chiunque può fare a casa. E poi soprattutto vedrete il bianco mangiare montano, che è un piatto tipico medievale, una sorta di zuppa a base di latte di capra con dentro del pollo e del riso, una cosa molto spiegata così molto molto generica, in realtà non l'ho mai provata, queste ricette non le ho mai mangiate. E infine per dolce, anche se appunto il concetto di dolce nel Medioevo è sbagliato, vedete una sorta di frittata con le arance e col limone. Quindi questo per darvi un'idea complessiva di quello che faremo stasera.
E niente, appunto, adesso andiamo a cucinare, no? Ok, dato che gli altri devono ancora arrivare e ho già pulito i champignon, parliamo della prima ricetta, i funghi saltati con le spezie. Questo piatto è un proprio ci serve per parlare di una cosa. Infatti, dovete sapere che tutte le ricette che noi stasera vedremo erano rivolte a un popolo, a un gruppo di persone nobili, comunque di ricchi. Infatti tutti i ricettari ci sono arrivati comunque appunto da tutti i ricettari nobili, non ci sono ricettari popolari di persone basse, e quindi appunto facciamo anche fatica a capire esattamente che cosa mangiassero, per dire, i contadini e cosa mangiassero i re. Però abbiamo delle spie, abbiamo degli indizi, gli storici della cucina ci dicono che i poveri mangiassero molte verdure. E quindi appunto questo è anche il caso di questi funghi saltati con le spezie, il che appunto è particolare, il fatto che li troviamo comunque sulla tavola dei nobili, in quanto appunto solo un piatto di verdure. Questo è perché appunto non sono soltanto funghi saltati, ma sono funghi saltati con delle spezie. La spezia è l'elemento che arricchisce e rende nobili il piatto. Infatti le spezie erano veramente d'appannaggio soltanto dei più ricchi, in quanto costavano un fottio. E quindi appunto molte ricette sono per nobili sono in realtà ricette popolari, basse, quindi a base di verdura, ma arricchite magari da qualche condimento o da qualche spezia, insomma, che li rende speciali. In particolar modo la spezia più ricercata, diciamo, in genere era il pepe. Il pepe che veniva importato soprattutto, che verrà portato poi soprattutto dai portoghesi prima da Venezia. Buona, direi che ci siamo. Champignon puliti e tagliati. L'acqua per farli bollire 10 minuti è pronta. E la cipolla sta cominciando a sciogliersi. Mancano soltanto gli ospiti. Direi che con una bella Adel Scott del 1400, esatto, del 1400, annata 1453, possiamo cominciare con i funghi. Sottolineerei che l'Adel Scott non ci finanzia per questo. No, cosa. Esatto, almeno Adel Scott, se ci stai sentendo, grazie. Prosit. Bambini, non fatelo a casa. Cominciamo? Vai. Cominciamo. Tan 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 tan. Zoom manuale. Siete orribili, comunque. Allora, adesso andiamo a preparare la carbonata, ok? Sono alla fine delle fettine di prosciutto che andiamo praticamente a caramellare con lo zucchero e gli agrumi. Il libro dice che appunto la carbonata, che si può preparare sia con gli agrumi sia con gli aceto, è molto raccomandata per le orge. C'è scritto: dato che il sale in esse contenuto faceva venire sempre più sete, e quindi insomma sete, ecco. Forse è la serata sbagliata per cucinare, allora. Beh, chi lo sa. Allora, per la carbonata abbiamo bisogno di qualche fetta di prosciutto crudo in super sconto, oppure pancetta o lardo magro, un pochino di cannella. La smetti? Comunque un pochino di cannella, un po' di zucchero, un po' di arancia, lo sarebbe o succo d'arancia o succo di limone o aceto, noi nel dubbio abbiamo messo arancia e limone, e poi un po' di prezzemolo da tritare. E un po' di me. Ovviamente questo lo metto. Niente, si fa caramellare, la carne la si fa scottare, poi si fa praticamente la caramellatura con l'arancia e lo zucchero, e poi si mettono dentro le fette e fine. Buon appetit! Carbonata. Scotta un po', Attenti. Mm.
piace. Voi no? No, eh? Originale. Forse serviva un po' più di cannella. Ah, comunque la città del Medioevo mangiava tutto così acido, quindi... No, non è male adesso, scherzi a parte. Continuate a dire che fa cagare? Ma così tanto cagare? Suggerimento per le persone a casa, non usate il limone. Non usatelo. Piuttosto usate... l'aceto. Il cuore di Sant'Agostino. Boh, abbiamo qui le sogliole all'arancia, due malissime sogliole cotte dall'arancia, sì. Solo che erano tante, è venuta una zuppa. Direi che non c'è nient'altro da aggiungere, sono delle semplici, normalissime sogliole nel succo d'arancia. Togliere la zuppa. Secondo me non dobbiamo togliere la zuppa. E se togli la zuppa cosa rimane? Scogliola. Boh, arrivati verso le 11. Cominciamo a fare. Stiamo collassando dal sonno. Porca troia! Porca troia! Oh mio Dio! Ma non stava! Abbassa la pianta! Come tutte le cazzate, l'altro sta lì a fare il video. Esatto! Devo intervenire io. Tipo a picchiare. Appunto si fa, stiamo facendo il bianco mangiare montano, praticamente. Mamma mia, che sta latte di capra, che sta bollendo. Pollo. Che poi c'è dentro, c'era dentro del riso. E poi dell'ando, che adesso facciamo rosolare. E poi c'è spoiler. Idiota. Anzi, come? Abbiamo qui il bianco mangiare montano. Appunto, misto di riso, pollo, lardo, mandorle, qualcos'altro. Fine, adesso ci aggiungiamo poi anche lo zenzero a scaglie, così tanto per da dire. Beh. E niente, questo è un piatto tipico medievale. Di dove? Del Medioevo. Beh, quella che vedete nel piatto che mangia Mirko è il resto della frittata dei puttani dei ruffiani, dove una semplice frittata fatta con le arance. Ora capisco tutto. Sì, ecco no. Perché mi piace. Diciamo che fa abbastanza cagare. Giusto un pelo, nel senso che più che altro è venuta, non avevamo la padella giusta ed sì. È venuta troppo spessa. Se fosse venuto più sottile, più leggera, sarebbe stato meglio. Poi si è un se po' bruciacchiata. Se l'olio freddo. Ma l'olio ci andava di ricetta e quindi niente. Siamo non piace. Come potete aver capito, siamo all'estremo perché è tipo mezzanotte passata e adesso siamo abbiamo finito. Fino a fase digestiva. Prima fase digestiva, la casa che è ridotta a uno sfacelo. Ho bisogno di un caffè. Beh, dopo questa fase buonanotte, va? Notte. Buonanotte! Allora ragazzi, giusto qualche parola per concludere con il tempio di Garni in Armenia come sfondo. Sulla cena dell'altra sera. Io appunto ho messo montato tutto, adesso che sto registrando questo video, alcune parti sono state tagliate, le ho tolte, cioè non tutta la preparazione l'ho messa, non tutti gli ingredienti ogni volta li ho ripresi, perché comunque alla fine appunto si trattava di una cena tra amici, quindi niente di particolarmente fatto apposta per un video, nulla di cinematografico o cose del genere. Era anche la prima volta che cucinavamo quelle cose, quindi era proprio un rodaggio, una cena di rodaggio. Ciò nonostante è andata bene, mi permetto di dare soltanto qualche consiglio, insomma, qualora voleste fare le ricette che comunque appunto trovate tutte in descrizione. Limitare l'uso dell'arancia, cioè se seguite quella ricetta lì, quelle ricette che vi metto lì sotto, sappiate che secondo me almeno la proporzione dell'arancia è un po' sfasata, o comunque di non usarne troppo piene, ecco. Perché sennò rischia veramente di diventare tutto un brodetto, un liquido, quindi no, ecco.
Poi, altra cosa invece, con le spezie, andatevi, ad esempio, unghietti con le spezie, mettetene pure quante volete, veramente tante, perché tanto, appunto, se no il fungo, per dire, o un altro piatto, rimangono abbastanza poveri come sapore, ecco, non diventano caratteristici. Altre cose, per il resto, appunto, avete fatto anche conto che noi abbiamo fatto i piatti più semplici che c'erano, ecco, poi perché tanto appunto non siamo cuochi professionisti, la cucina non è attrezzata, è la cucina di un povero studente universitario, quindi insomma nulla di che, ecco. Appunto i nostri sono piatti tutti poveri, molto simili, ma lo sapevamo che alla fine tutto avrebbe avuto il sapore dell'arancia, cioè appunto scegliamo piatti tutti con l'arancia, vedrai che alla fine i gusti non è che sono troppo diversi. Però ovviamente c'erano piatti come so, la lepre alla griglia, la lepre allo spiedo e le zuppe, piuttosto che i pesci cotti in varie alla brace, in vario modo. Ovviamente questa roba qua noi non abbiamo avuto modo di farla, ecco, però per dire, non è che la cucina medievale sia soltanto arance, cose acide e piatti mal riusciti, ecco. Niente, tutto questo appunto per ringraziarvi, siete arrivati fino a qua a vedere le note finali e nulla, appuntamento alla prossima volta. Ciao!